Nel nostro salotto della salute ci ha raggiunto il dottor Renato Morrone che ha fortemente voluto questa iniziativa. Infatti ricordiamo che il convegno Stili di vita in oncologia, capitolo primo, cancro al seno, è stato organizzato dal centro Morrone in collaborazione con la cattedra UNESCO. Allora, dottor Morrone, io dicevo, da lei fortemente voluto. Da me è fortemente voluto perché è importante la diffusione della conoscenza della cultura sanitaria, cioè che non è soltanto rivolgersi al medico ma capire quali sono i comportamenti giusti per poter mantenere uno stato di salute. Questa è la vera prevenzione. La prevenzione vera, cioè non è la prevenzione fare esami di cui noi siamo sempre a disposizione di farli, ma è farli in maniera mirata, in maniera organizzata, in maniera tale che abbia la massima efficacia possibile. Questo prevede la diffusione di questa conoscenza, della cultura, cioè prima negli operatori che poi lo diffondono praticamente a quelli a cui i pazienti a cui si rivolgono gli operatori. E poi c'è una novità in più che è la cattedra UNESCO che trova casa, possiamo dire così, al centro Morrone. Questo avviene però nell'ambito della tensione continua che il Centro Morrone ha nel volersi inserire in quello che è la struttura scientifica e sanitaria, che normalmente viene divisa in pubblico o privata, praticamente, mentre invece è tecnicamente una sola. E abbiamo trovato un buon riscontro da parte della professoressa Colao con poter partecipare, di offrire praticamente i nostri dati, la nostra collaborazione, servire ad uno scopo per cui è nata la stessa cattedra. Il direttore della cattedra UNESCO a Caserta, il centro Morrone, sarà il dottor Daniele Grumiro con cui parleremo tra poco. Grazie. Grazie.